programma dedicato a tutti, ma soprattutto un nuovo programma dedicato ai bambini. Diario di Casa vuole trovare le parole giuste per raccontare ai più piccoli quello che sta accadendo, per aiutarli a capire perché non possono andare a scuola e devono rimanere a casa, perché bisogna lavarsi spessissimo le mani e tenere la distanza, perché per strada ci sono persone con le mascherine e con i guanti. Se non gli diamo la possibilità di capire quello che accade, c'è il rischio che possano far crescere la paura, l'ansia, anche più di quello che è necessario. Ecco il motivo per cui abbiamo pensato a Diario di Casa. E poi ci sono gli amici dell'infanzia, quelli che voi bambini conoscete bene, come scoprirete presto. Per prima cosa vediamo se ci siamo tutti. Lallo? Ciao armatissimo! Lella? Ciao ciao! DJ? Ciao Armando! Ci siamo! Iniziamo il programma con il nostro primo ospite, benvenuto. Buon pomeriggio. Il professor Villani, pediatra, primario del Bambin Gesù. Allora, professore, la prima domanda viene direttamente da un bambino, Marco, il quale ci chiede proprio perché non possiamo andare a scuola, perché non posso andare a scuola? Beh, innanzitutto regoliamoci subito su una cosa, perché certo, dobbiamo essere sicuri di essere sì, alla giusta distanza. Sì, sì, sì. E direi che ci siamo, è più di un metro, quindi molto distanza bene. Sociale. Il motivo per cui i bambini non devono andare a scuola è lo stesso motivo per il quale le mamme e i papà non stanno andando al lavoro, perché quando c'è una malattia come quella dovuta al coronavirus, questo virus che sta girando per tutto il mondo, è importante evitare il contagio. Che cos'è il contagio? È il rischio, qualora uno dei due, di noi due, fosse malato, di contagiare l'altro.